Auguri a lui, a Laura Puppato, vedo che si infoltisce il gruppo dei candidati e sono convinto che sarà un confronto utile, utile per il Paese, per il nostro partito. Il giorno dopo l'ascesa in campo ufficiale a Verona come candidato alle primarie del PD, il sindaco di Firenze Matteo Renzi incassa l'in bocca al lupo di Massimo D'Alema mentre assiste alla demolizione delle strutture abusive di un vecchio circolo fiorentino su Lungarno Soderini, rifiutandosi di fare dietrologie. Non sono in grado di essere io il portavoce ufficiale di Massimo D'Alema. Ieri è iniziata una campagna elettorale molto serena, ho visto che D'Alema stesso ha fatto dichiarazioni di in bocca al lupo a tutti, pure ribadendo come è naturale che lui voterà Pierluigi Bersani. Allora, per una volta facciamo una giornata senza polemica. A dire la verità, una punta di polemica c'è nelle dichiarazioni di D'Alema a Colle Valdelsa quando gli si chiede di fare qualche nome simbolo del rinnovamento interno del PD. A cominciare dal lavoro, secondo me, molto importante che fa il Presidente della Regione, che certamente è una delle personalità sotto il profilo delle capacità di governo, diciamo. Sono le cose a cui bisognerebbe guardare più che all'abilità di parola, diciamo. Una delle personalità più significative del nostro partito, di una nuova generazione di amministratori del nostro partito. Renzi però sembra deciso a lasciarsi alle spalle i botta e risposta con i vertici del Partito Democratico per concentrarsi su proposte e contenuti della nuova campagna elettorale. Chi diceva che noi siamo soltanto a chiedere la rottamazione, credo da ieri abbia degli elementi su cui riflettere, perché noi chiediamo la rottamazione ma contemporaneamente proponiamo un'altra Italia e su quest'Italia discuteremo con molta libertà e con molta serenità.